Pigliacelli termina 2-2 lo storico e spettacolare derby di Montorrio al Vomano. Mister Angelone, rispetto alla gara contro il Torino in parte, deve fare a meno di Santarelli, Morra e Florimbi, mentre Mister di Giuseppe Antonio deve rinunciare a Paolini. Al suo posto gioca Di Ludovico. Dopo 4 minuti, Aquino incorna la sfera che si stampa sulla traversa. Ma nel proseguo dell'azione, lo stesso numero 9 firma il vantaggio, con una conclusione che non lascia scampo a Bartolomei. Poco dopo, lo stesso Bartolomei si supera su un tiro di Ridolfi che riceve da Splendiani. Al 22esimo, clamorosa ingenuità di Bruno, che si fa rubare il pallone da Di Ludovico, che mette in mezzo. Campana viene atterrato e, per il signor Vittoria di Taranto, non ci sono dubbi. Calcio di rigore. Dal dischetto va Pigliacelli, che sigla il gol dell'ex. 1-1. Due minuti dopo, Aquino, da pochi passi, manda alto un cross di Mosca. Poi ci prova Mosca dal limite dell'area, ma Bartolomei blocca. L'ultimo squillo della prima frazione arriva sulla punizione di Marano. Bruno blocca. Si va al riposo sull'1-1. La ripresa si apre con un'occasione per Di Giamberardino, ma la palla finisce tra le braccia di Bruno. 2 minuti dopo arriva il secondo vantaggio del Montorrio. Di Silvestre, da fallo laterale, butta la palla in area. Ridolfi è il più lesto di tutti e insacca. 2-1. Un minuto dopo l'Alba Montaurei protesta per un presunto fallo in area su Campana. Al 17esimo, Mosca approfitta di un lancio dalle retrovie. Batte Bartolomei, ma la palla sbatte sul palo. Tre minuti dopo ci prova Pigliacelli, ma il suo tiro finisce a lato. Al 26esimo arriva il pareggio definitivo dell'Alba Montaurei. Di Giamberardino, da circa 30 metri, fa partire un siluro che beffa Bruno. Gol monumentale, 2-2. 10 minuti dopo, Aquino ci prova, ma trova la presa a terra di Bartolomei. L'ultimo sussulto della gara è di Ludovico, che fa partire un destro forte. La palla si stampa sul palo. Primo pareggio in campionato per il Montorrio, che sale a 4 punti, con una partita in meno. Per l'Alba Montaurei, invece, terzo pareggio consecutivo. La compagine di Mister di Giuseppe Antonio, infatti, sale a 3 punti.